Siamo tornati alla piscina comunale Caporicci qui della città di Tolentino, quest'oggi con noi un campione, nostro orgoglio tolentinate, Simone Ruffini. Dallo scorso novembre per te si è aggiunto ai tuoi tanti risultati, alle tante vittorie ottenute, anche un riconoscimento importante perché sei entrato di diritto e ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto. Che effetto ti fa? Beh, sicuramente è una bella emozione, comunque è un bel riconoscimento che viene dato in parte alla mia carriera, in parte comunque per quello che ho fatto nel mondo del nuoto di fondo, e quindi è bello, mi gratifica molto, ma mi dà anche una buona carica per riprendere la nuova stagione. E come ti è stata comunicata questa notizia? Telefonicamente mi hanno chiamato, prima mi ha chiamato l'ex CT della nazionale, che anche lui è membro nella Hall of Fame, e mi ha detto che sarei entrato appunto in questa graduatoria di atleti scelti per questo anno, e però che non dovevo dire niente fino a quando loro non mi avrebbero chiamato, non avrebbero fatto tutta la prassi loro e nulla, quindi tutto tramite WhatsApp, chiamate e mail. Tutto per te è cambiato anche dopo il 2015 con la vittoria in Russia nella 25 km di fondo, una bella soddisfazione dopo tanti anni di allenamento e gavetta. Beh, quello è stato diciamo l'apice, 2015-2016, poi c'è stata l'Olimpiade l'anno successivo. È stato bello e è ancora bello perché comunque ancora posso fare questo come lavoro, anche se ormai ho 34 anni, però ancora mi diverto a fare tante vasche, adesso qua a Tolentino e niente, vado avanti così. Perché ricordiamo che sei stato fino allo scorso anno ad allenarti a Roma, mentre ora sei ritornato qua nella tua città. Eh sì, è da un annetto ormai che sono tornato, ero stanco di Roma, non ce la facevo più. Poi anche altre situazioni dovute a allenatori e quant'altro, ho deciso di lasciare Roma, di tornare a casa. Qua mi hanno accolto a braccia aperte e quindi niente, casa è casa, c'è poco da fare. Qua hai ritrovato i tuoi vecchi amici, anche qualche collega, e ti alleni costantemente ogni giorno verso nuovi obiettivi. Sì, tutte le mattine sono qua, la piscina mi mette a disposizione la corsia tutte le mattine, adesso da anno nuovo anche qualche pomeriggio e niente, continuo a fare quello che facevo a Roma, quindi tante vasche, tanti chilometri e niente, questo è quello che mi piace fare. Tu stesso sei stato protagonista qualche anno fa della 24 ore di nuoto che si è svolta proprio in questa piscina. Sì, io sono stato protagonista alla prima edizione quando hanno rinaugurato la piscina. È stato molto bello perché era poi in concomitanza della vittoria di Kazan e della qualifica per le Olimpiadi, quindi quando sono tornato a casa c'è soprattutto qua in piscina c'è stata una festa, oltre per la 24 ore, ma comunque è stato quasi un festeggiamento anche del titolo mondiale, quindi è stato veramente bello. Tanti giovani che magari incontri frequentando appunto questa struttura, che cosa ti dicono? Sei anche diventato un po' un esempio per tutti loro. Ma a volte mi confronto anche spesso con gli allenatori che stanno seguendo ora il nuoto, anzi ci confrontiamo spesso, e sono Federico e Christian. La piscina ha un progetto soprattutto legato al nuoto molto giovane, con atleti, con allenatori giovani e atleti anche che ripartono da un paio d'anni. E quindi è bello, c'è un progetto legato al nuoto, parlare con i ragazzi a me piace molto. Trasmettere anche una parte di quello che ho fatto, comunque il mio percorso, quando vedi che i ragazzi ti guardano e ti ascoltano e magari sperando che qualcuno si possa anche ispirare a te, è bello. Simone Ruffini, qual è il prossimo sogno che custodisci gelosamente nel cassetto? Ce ne sono parecchi, adesso avrei l'obiettivo di fare 3 gare importanti il prossimo anno, molto lunghe, quindi richiederanno molto allenamento, e poi un sogno molto grande sarebbe quello di riuscire a passare dall'altra parte sotto le vesti della polizia e magari allenare qualche bel ragazzo o ragazza che vuole fare quello che ho fatto io, il mio stesso percorso. Siamo a ridosso delle festività natalizie, che cosa auguri per queste feste a tutti coloro che ti stanno ascoltando in TV in questo caso?
un felice anno e passare le bellissime feste con la famiglia e un grandissimo in bocca al lupo per l'anno nuovo.